Salve a tutti letterati e letterate, bentornati su questo canale. Oggi continueremo a parlare di Boccaccio, concentrandoci in particolar modo sul Decameron, introduzione all'opera. Partiamo subito. Il termine Decameron significa letteralmente racconto di novelle di 10 giorni. Dunque, se la matematica non è un'opinione, 10 novelle per 10 giorni fa un totale di 100 novelle. Una raccolta, direi, completa. Il Decameron è stato scritto tra il 1348 e il 1353, immediatamente dopo l'epidemia di peste terribile che si abbatté su tutta Europa del 1348, appunto. 7 giovani donzelle e 3 giovani virgulti decidono dunque di ritirarsi nella campagna fiorentina, sfuggendo così appunto alla peste che imperversava in città. Qui, immersi tra la natura, si dedicano ad ozi quali il cibo, i balli, ma soprattutto i giochi. Nel frattempo, però, nel pomeriggio, nelle ore più calde del giorno, decidono di raccontare una novella ciascuno. E a termine di ogni sessione di racconto vi sono commenti e ballate finali. I 10 protagonisti non sono caratterizzati da una descrizione psicologica completa, a parte Dioneo, che appare quello più licenzioso, più irriverente e malizioso. I nomi dei protagonisti sono ricavati principalmente dalle opere precedenti dello stesso Boccaccio e dai personaggi della mitologia classica. Considerando invece i modelli letterari da cui parte Boccaccio nella redazione del Decameron, troviamo soprattutto la tradizione novellistica toscana. Ricordiamo una raccolta molto importante del secolo precedente, il Novellino, ma in Boccaccio la raccolta assume una connotazione diversa, soprattutto per merito della cosiddetta cornice, rappresentata appunto dal contesto della peste e dai giovani che decidono di rifugiarsi in campagna. La cornice è un elemento essenziale, poiché nel caos epidemico narrato nella stessa cornice, Boccaccio riporta l'ordine ricomposto appunto dall'armonica unità dell'allegra compagnia. Le diverse novelle raccontate nei 10 giorni di narrazione sono, diciamo così, stabilite per tematiche. Il primo giorno il tema è libero, il secondo giorno si parla di sfortunati le cui vicende hanno un lieto fine, il terzo giorno di chi acquista o recupera con ingegno qualcosa che desidera, il quarto giorno degli amori dalla fine tragica, mentre il quinto giorno è il turno degli amori ostacolati ma con lieto fine, fino al sesto giorno, in cui si narra chi fugge dal pericolo con l'astuzia. Delle beffe delle mogli ai mariti si parla nel settimo giorno, nell'ottavo giorno nelle beffe che gli uomini e donne si fanno reciprocamente, il nono giorno è il tema libero, mentre il decimo giorno si parla di avventure amorose, cortesi e magnanime. I giovani assumono a turno il ruolo di re e regina e stabiliscono l'argomento del giorno. Qui gli altri ovviamente dovranno attenersi. L'autore invece interviene soltanto in due momenti, nel proemio e nelle conclusioni finali. Il proemio è importantissimo poiché si delineano i motivi dell'opera, destinata, secondo quanto sostiene l'autore, principalmente alle donne, che, a differenza degli uomini, hanno meno occasioni di trovare distrazioni dalle pene d'amore. Il Decameron non è quindi un'opera destinata a un pubblico di letterati, ma comunque di gente di buon gusto. Il tema fondamentale, però, a parte l'amore, è soprattutto la capacità dell'individuo di superare le avversità e vincere la fortuna. Questa intesa come un complesso di forze accidentali. Boccaccio però si distacca dalle concezioni della fortuna medievale. La fortuna, appunto, nel Boccaccio, è intesa in senso laico, cioè non subordinata alla volontà divina. Altro protagonista del Decameron è la città, o meglio, la realtà urbana. Gran parte delle novelle è infatti ambientata nell'ambiente urbano e il poeta si concentra in particolare nel contesto mercantile del XIV secolo. Ma nonostante celebri l'industriosità della classe borghese, non manca di sottolinearne i limiti, l'eccessivo attaccamento alla ragion di mercatura. Altro grande e importante tema è quello dell'amore.
L'amore celebrato dal Boccaccio è comunque molto diverso dal sentimento narrato da Dante nella Divina Commedia o nelle altre sue opere. Per Dante, infatti, l'amore era quasi un sentimento rivolto alla spiritualizzazione dell'essere, mentre, al contrario, Boccaccio ne celebra soprattutto l'aspetto carnale. E visto che parliamo di Dante e Boccaccio, concentriamoci sulla lingua e sullo stile. Quando parliamo di lingua e stile del Decameron, dobbiamo distinguere tra la lingua e lo stile dell'autore e la lingua e lo stile dei protagonisti. Il linguaggio autoriale è infatti caratterizzato da uno stile alto e sostenuto, pieno di frasi subordinate, con una sintassi modellata sul latino, al contrario delle voci dei personaggi, che sono comprendenti un registro linguistico vario, che non esclude anche modi di dire popolari. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e fatemi sapere tra i commenti quale novella vorreste che io affrontassi. Noi ci rivediamo alla prossima!